Buonasera, benvenuti a Interno 8. Noi, e quando dico noi intendo Luca Pompei e Tiziana Di Tonno, torniamo puntuali come le tasse ogni venerdì. Siamo qui a chiacchierare. Un po' meno pesanti. Un po' meno pesanti, però puntuali. Puntuali e immancabili, ecco, mettiamola così. E siamo sempre qui a raccontarvi storie meravigliose, ma soprattutto a farcele raccontare. Quali storie ci attendono oggi, ragazzi? Abbiamo la storia della radio abruzzese. Ma dai! Sì. E chi ce la racconta? Luciano Marrone. Mister Parsifal. Praticamente 45 anni di storia, riusciremo a riassumere? Lui si chiama proprio Mister Parsifal. Certo, vorrei vedere. Chissà cosa ci racconterà. E poi invece... Da Luciano Marrone a Emma Marrone. Non c'è Emma. Sta per uscire il suo primo film da protagonista. Il regista è abruzzese, signori. Di Avezzano. Si chiama Stefano Chiantini e ci racconterà tanti segreti di questo film della brava cantante. Ma soprattutto della sua carriera, perché ha lavorato con attori da Giallini alla Mezzogiorno, la Ramazzotti, Papaleo, insomma, dobbiamo veramente conoscerlo più da vicino, vogliamo conoscerlo più da vicino attraverso la sua carriera. Io direi che ci sono tanti dei, poi faremo anche un po' TV di servizio, TV utile, sì. Perché daremo qualche consiglio tecnologico che sì. Serve sempre. E poi qualche riflessione, chissà se ce la strapperà. Quando dici riflessione? Vero, automatico, che ti viene a pensare all'editoriale di Luca Pompei, sempre. Sì. Che poi il più delle volte riflessione. E lo facciamo credere. Fai fare grandi riflessioni. No, anche perché magari tante volte mi dovesse invitare Pietro Lambertini, visto che è andata anche Tiziana. È un grande successo l'intervista di storia in cui mi hai definita perfettina. Capito. Vabbè, e che dobbiamo fare? Cerchiamo di essere seri. Almeno 25 conflitti nel mondo dopo la Seconda Guerra Mondiale. Eppure ci eravamo promessi, piangendo i nostri morti tra le macerie, che da quel momento in poi avremmo ripudiato ogni forma di guerra. È stato scritto perfino nella nostra Costituzione. Ma niente da fare, l'uomo non ce la fa proprio a vivere in pace. Si trova sempre una giustificazione, pensiamo alle deliranti dichiarazioni di Putin di queste ultime ore. Ma badate bene, i ragionamenti che non sono poi così diversi da quelli che possiamo fare tutti noi per giustificare le nostre piccole guerre. Ma tu hai detto, hai fatto questo, ma io devo tutelarmi, ma di necessità virtù. Non c'è nessuna giustificazione ad ogni forma di violenza, dalla più piccola alla più grande. Quella che Trilussa, più di un secolo fa, definiva solo come un gran giro di quattrini. Ci sarebbero tante cose da fare, molto più utili e necessarie, ad esempio pregare per il popolo ucraino e poi, come diceva Gianni Rodari, ci sono cose da non fare mai, né di giorno né di notte, né per mare né per terra, per esempio la guerra. L'ospite di oggi è regista e sceneggiatore. Ha da poco finito di girare il suo nuovo film Il Ritorno, con protagonista la cantante Emma Marrone. Ma la sua storia inizia nel 1999 con il suo primo cortometraggio. Poi negli anni i film Forse sì, forse no con Cristiana Capotondi, L'amore non basta con Giovanna Mezzogiorno e Rocco Papaleo, Isola con Asia Argento che gli vale il Globo d'Oro, Storie sospese con Marco Giallini, Naufragi con Micaela Ramazzotti, insomma una storia tutta da scrivere, quella di Stefano Chiantini. Buonasera Stefano! Buonasera, ciao! Ciao! Allora, quello che non ho detto in questa sintetica presentazione è che tu sei di Avezzano, sei sangue abruzzese. Assolutamente, sono molto fiero di essere abruzzese. Ma non vivi più ad Avezzano, immagino? No, io sono venuto a Roma per studiare, fatto lettere, e poi sono rimasto a Roma perché la passione per il cinema mi ha,
mi ha radicalizzato a Roma. Certo, però immagino che le tue radici, insomma, tornino a farsi sentire alla prima occasione, anche perché Roma Avezzano, dai. Proprio. No, ma assolutamente, poi Avezzano, che io dico sempre si ama, no? Come tutto quello che appartiene un po' alla propria storia, lo ami con tutti i difetti. E poi ho la mia famiglia ad Avezzano, quindi torno spesso. Certo, ma poi si fa prima da Roma ad andare a Avezzano che non a girare il raccordo anulare, andare da una parte di Roma all'altra, ecco, diciamo così. Assolutamente. Vabbè, a parte questo dettaglio, non dettaglio, perché per noi è importante riconoscere i nostri talenti, io vorrei conoscere più da vicino quella che è la tua storia artistica. Dicevi che sei andato a Roma per studiare, ma il cinema quando è entrato nella tua vita? E Roma l'hai scelta anche per quella, poi fondamentalmente, per quello? Sì, assolutamente. Io ho sempre avuto la passione per il cinema e per il teatro, quindi sono venuto a Roma con questo sogno, diciamo, con l'incoscienza poi dei 20 anni, perché pensandoci adesso è stata un po' una pazzia. E quindi ho iniziato questa strada, parallelamente studiavo e ho fatto lettere, e però scrivevo delle cose per il cinema e le proponevo a dei produttori, insomma. E questo percorso mi ha portato a conoscere Gianluca Arcopinto, che è un produttore indipendente romano che ha scoperto molti registi, Matteo Carrone, Vincenzo Marra, Muccino, insomma, e tanti altri. E lui mi ha prodotto i primi corti e mi ha messo dentro questo mondo, e poi diciamo un po' l'energia, un po' la fortuna, un po' la capacità, e sono andato avanti. Un po' la tenacia, un po' la testardaggine, no? Della princesa. Quella sempre. Per fortuna, quella sempre. Senti, ma tra gli studi e arrivare con i propri film, con la propria opera nei maggiori film festival, in mezzo, nel tuo caso, quanta gavetta c'è stata, Stefano? Beh, c'è stata tanta gavetta, perché io ho iniziato appunto scrivendo delle storie, però facevo la figurazione anche per pagarmi gli studi. Ho fatto tanti lavori, anche la figurazione, però mi ha permesso di conoscere già un po' il mondo, no, del cinema, perché io andavo sempre con un occhio attento e interessato alle dinamiche del set. Poi ho fatto l'assistente, l'aiuto regia ad alcuni film, a un film che si chiama Incantesimo Napoletano di Miniero e Genovese, a Vincenzo Marra, e dopo ho iniziato a fare delle cose mie, e così appunto la fortuna, la testardaggine, la capacità mi hanno portato ad andare avanti. Certo. Ho conosciuto, è stata tutta diciamo un'energia che si è messa in moto, perché ho scritto una storia, l'ho portata su un set dove lavorava un attore bravissimo che si chiama Ivan Franek, che a quel tempo aveva fatto un film che si chiama Brucio nel vento di Soldini. Gli ho dato la storia così, in maniera quasi disperata. Lui l'ha letta, gli è piaciuta, ha deciso di fare questo film. Lui mi ha presentato Rocco, io e Rocco siamo diventati molto amici, abbiamo scritto una storia insieme, Rocco mi ha fatto conoscere Giovanna, sai, sono queste dinamiche che poi partono, no? Certo. Però le metti in moto tu con l'energia. Senti, ma allora è un sogno possibile, perché molti sognano di fare questo mestiere e sembra sempre il lavoro, non lo so, noi siamo abituati a grandi registi, da queste storie importanti, da queste storie quasi romanzate, non so, e ci sono molte persone che sognerebbero di farlo, però si arrendono davanti magari alla loro piccola storia. È invece un sogno possibile, Stefano? Beh, io per la mia esperienza dico di sì. Se lo guardo con gli occhi di oggi mi sento un folle, no? Ad aver provato tutto questo, però la dimostrazione è che sono riuscito a portare avanti questo sogno, quindi assolutamente. Penso che veramente la tenacia, la testardaggine siano fondamentali insieme alla capacità, e penso che ci siano anche tanti esempi di
di persone anche del nostro territorio che con le proprie forze, con la propria capacità, con la propria arte sono riusciti. A chi pensi? Penso per esempio a un mio compaesano, Rino Guanciale. Certo. Rino comunque che è un grandissimo attore e sicuramente un talento, però non penso che abbia avuto una carriera facilitata da niente e nessuno, se non appunto dalla sua capacità e dalla sua testardaggine. Adesso è uno dei più grandi attori, no, del panorama, certo, cinematografico, televisivo e teatrale italiano. Penso anche ad alcuni collaboratori non per forza conosciuti, però per esempio il compositore con cui io lavoro, che si chiama Pier Nicola Di Muro, è pescarese e lui lavora stabilmente nel cinema, nella televisione, è un musicista molto considerato e ci sono anche altre figure, io adesso ne ho citate due. Certo, certo. Però... Insomma, bisogna andare dritti per questa strada qualora si abbia davvero l'intenzione di farlo come mestiere, perché poi tutto bello, ma è anche un mestiere molto difficile e soprattutto che richiede tante rinunce, o no Stefano? Assolutamente, io ho vissuto di rinunce, perché comunque poi devi fare delle scelte, non ti devi creare un'alternativa, perché se poi ti inizi a circondare di tante altre piccole possibilità che ti distraggono, perdi di vista invece la meta finale. Quindi assolutamente è complicato e ti porta anche molte difficoltà, però poi se c'è la passione vengono ripagate. E vengono ripagate a prescindere che una persona faccia un film, un corto o uno spettacolo. Cioè io conosco attori che fanno spettacoli per 10 persone e sono comunque appagati e sono bravissimi attori, insomma, certo, bravissimi registi. Certo, poi bisogna fare il conto anche con la vita materiale e con l'economia che la vita richiede. E quindi è bene che poi l'arte diventi anche un mestiere, no? Il cinema poi vive di questa contraddizione, è un'industria culturale in un certo senso, quindi unisce sia il lato artistico che il lato industriale, e questa è un po' già una difficoltà ulteriore. Già, Stefano, tra poco voglio parlare con te anche di attori, visto che ne hai diretti veramente tantissimi, ma mi soffermerei un attimo sul fatto che tu, quando scrivi prendi molto spunto dalla tua vita, tanto che spesso hai scelto di girare proprio in Abruzzo, e a tal proposito ti strapperei un'opinione su quella che è la annosa questione del Film Commission, che sai che quest'anno è stata rinverdita dall'arminuta, tutta la, sì, polemica che c'è stata intorno al fatto che, nonostante sia una storia di Donatella di Pietrantonio ambientata in Abruzzo, con tutti gli scenari abruzzesi, sia stata invece girata nel Lazio. Ecco, la tua opinione su tutta questa questione. Guarda, io ti dico molto sinceramente, non conosco adesso l'attuale situazione della Film Commission, l'ho persa un po' di vista e me ne sono un po' anche disinteressato, spinto da alcune cose che sono accadute rispetto ai miei lavori. Io ho girato L'amore non basta, forse sì, forse no, Storie sospese, completamente in Abruzzo. Avrei voluto fare anche altri film in Abruzzo, ma non è stato possibile. E, diciamo, non mi sono mai potuto interfacciare con la Film Commission perché mancava, e quindi non ho mai preso finanziamenti dalla Film Commission e dall'Abruzzo. Storie sospese ha preso dei finanziamenti, ma perché abbiamo fatto un bando di un concorso pubblico, abbiamo preso finanziamenti europei che assolutamente sono arrivati, ma sono arrivati dopo che noi avevamo girato il film completamente in Abruzzo e dopo 5 anni di battaglie per avere quei soldi, che erano poi il 5% del, no, il 10% forse del budget del film. E quindi io poi anche Naufragi volevo girarlo a Pescara, ma è stato impossibile perché la produzione, siamo venuti a parlare con delle persone a Pescara e non avevamo neanche l'occupazione del suolo pubblico gratuitamente, no. Quando pensi che invece la Film Commission Lazio o altre Film Commission ti finanziano il film con una percentuale molto importante del budget, quindi è difficile dirottare le produzioni verso l'Abruzzo. Adesso non so bene come è cambiata la storia della Film Commission, però diciamo che siamo, da questo punto di vista, siamo stati
fino a pochissimi anni fa molto 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 indietro rispetto alle certo. regioni. Lo siamo ancora, però si è alzato un polverone con l'Arminuta, speriamo che sia il motivo per intraprendere seriamente un percorso altro di questa Film Commission che c'è ma non si vede, cioè questa, sì, questa entità misteriosa in Abruzzo. Sì, io non capisco perché serve poi un caso per mettere su invece una progettualità che vediamo esserci in tutta Italia, insomma, e quindi non capisco perché c'è bisogno che scoppi il caso dell'Arminuta, che è un bellissimo romanzo, oltretutto, che ho amato, e quindi sono contento che si sia fatto il film, e sono contento di tutto, però non capisco perché è servito questo per far nascere questa voglia di fare qualcosa di utile, sì. E soprattutto non so neanche se questo accadrà, perché io nel certo. mio percorso molte volte mi sono trovato davanti alle parole adesso però cambierà, adesso vedrai, adesso sì. qua, adesso là, non è mai successo niente. Detto questo, io sono molto dispiaciuto da abruzzese, però il mio cinema continua a farlo, quindi non è un problema per me, è un problema certo. in generale, no? No, è un problema vero abruzzese, anche perché abbiamo degli scenari che potrebbero soltanto entrare nella storia del cinema, ma abbiamo tutto, e oltretutto abbiamo la distanza da Roma, perché venire a girare a Roma per le produzioni è semplicissimo, cioè certo. ci si butterebbero subito. Certo. Speriamo arrivino, noi continuiamo a fare questi appelli sotto traccia, che speriamo arrivino alle orecchie giuste. Parliamo di attori, adesso hai finito di girare il film Il Ritorno con Emma come protagonista, insomma hai puntato anche un po' sull'ignoto, perché lei finora aveva intrapreso questa carriera soltanto accanto di Gabriele Muccino negli Anni più belli, ma il ruolo non era da protagonista, quindi hai scommesso su di lei, una scommessa dal tuo punto di vista vinta? Allora, la scommessa è stata per tutti e due, lei ha scommesso su di me e io su di lei, e sono molto contento di aver fatto questa scelta e che lei abbia scelto di lavorare con me. Devo dire che la scommessa è vinta, perché il film, adesso io ci sto lavorando, quindi siamo ancora in post-produzione, però effettivamente l'interpretazione di Emma, il film è tutto incentrato su di lei, e quindi diciamo la sua riuscita era ed è la riuscita del film, e l'interpretazione di Emma è stata eccezionale, sì, vera, profonda. Devo dire che ho scoperto una grande persona, una grande attrice e una grande professionista, quindi sono molto contento. Come attrice non l'ho scoperta io, perché l'ha scoperta Muccino, quindi il merito è di Muccino, però io sono contento di averla avuta come protagonista del film. Emma, parlandone a Verissimo, ha definito questo film impegnativo, è così? Beh sì, è impegnativo, perché è un film molto difficile, molto fisico anche, dove lei c'è dalla prima scena all'ultima scena. Non c'è stato un minuto del film, non un giorno, non c'è stata una scena dove non ci fosse Emma. Il film wow. è tutto visto dal punto di vista di Emma, e quindi lei è stata tutto il tempo delle riprese sul set, dal primo minuto all'ultimo minuto, un film fisico, faticoso, con una trasformazione fisica importante, quindi insomma sì. Quando uscirà questo film? C'è già una data, Stefano? Non c'è una data, perché siamo legati un po' al percorso festivaliero, quindi adesso noi proveremo appunto la strada dei festival, i festival più diciamo, no, importanti, e vediamo se questo percorso appunto sarà un percorso fortunato, come lo è stato per altri lavori che ho fatto, da Isole, che è stato a Toronto, oppure so che sono spesa a Venezia. Vediamo se il ritorno avrà un percorso, e poi quindi ci sarà l'uscita nelle sale di cinema. Poi tra l'altro siamo in chiusura, ma insomma prima nel presentarti ho fatto altri nomi di grandi attori con i quali hai lavorato, da Marco Giallini a Giovanna Mezzogiorno, Micaela Ramazzotti, insomma ti piace lavorare con attori importanti, ma soprattutto attori che hanno davvero tanto talento. Tu come li scegli? È la sceneggiatura che li sceglie o è la sceneggiatura che nasce su di loro? Spesso è la sceneggiatura che nasce su di loro, e quindi mi piace scrivere pensando già a dei personaggi, a degli attori. Non è sempre così,
Però spesso è così e devo dire che ho la fortuna, cioè a me piace molto lavorare con l'attore, forse è l'aspetto che più mi piace del cinema e dei miei film. E spesso infatti i miei film sono molto incentrati sull'interpretazione, sono film molto silenziosi, molto di atmosfera, dove l'interpretazione che gli attori mettono in campo è fondamentale. E sono stato fortunato ad aver trovato attori che hanno avuto voglia di lavorare con me, questi grandi attori, ma forse anche perché riconoscono appunto nelle storie e nella mia voglia di rapportarmi con loro una forza importante. Ecco. Nella testa hai già il prossimo film? Sì, per fortuna sì, sia nella testa che nella realtà. Quindi sì, è scritto e insomma... Vediamo. Vabbè, non ti strappo nessuna anticipazione, anche perché immagino che sia tutto da realizzare, sì. E da mettere, tutto da mettere a fuoco ancora, però sarà bello potersi rincontrare magari per parlarne. Intanto, molto volentieri. Intanto ti ringrazio Stefano Chiantini, ti verremo a vedere al cinema, perché fondamentalmente grazie. Il film è tuo, quindi ti vedremo tra le scene del ritorno. Intanto grazie per essere stato a Interno 8. Grazie a te, grazie a voi. E adesso andiamo un po' in pubblicità, un tantinello davvero, e poi dobbiamo parlarvi di WhatsApp, perché ci sono cose che non sapete. State lì. Buonasera. Benvenuti all'approfondimento del TGR sulla scienza, ambiente e società. Questa sera affronteremo un nuovo argomento che è sull'innovazione tecnologica a Las Vegas. Si è parlato delle prossime novità riguardanti WhatsApp, la più famosa applicazione di messaggistica istantanea. La spunta grigia, ad esempio, che indica il destinatario del messaggio in quel momento, non è raggiungibile, questo ci dice. Poi c'è la doppia spunta grigia, che sottintende la raggiungibilità del destinatario, ma la mancata visualizzazione del messaggio stesso. Infine c'è la doppia spunta blu che ci dice che il ricevente ha visionato il messaggio. Ecco bene, la novità è che WhatsApp ha annunciato che dal mese di maggio 2022 le spunte saranno aumentate e diverse a seconda del sesso e del destinatario. Ecco le novità. La tripla spunta grigia, se la destinataria è donna, vuol dire che ha ricevuto sì il messaggio, ma intende farti sapere che non ha nessuna intenzione di leggerlo, nemmeno dopodomani. E vediamo quand'è che ti stanchi. Se invece è un uomo, il destinatario ha ricevuto sì il tuo messaggio, ma si è dimenticato di rispondere perché si è addormentato sul divano, guardando Frosinone e Ternana. Corrivolo di bavetta che scende dalla bocca. La tripla spunta blu, sei donna? La comparsa di questa tripla spunta blu significa che la destinataria ha visualizzato il messaggio ed è raggiante. Lo ha riletto almeno una decina di volte e se lo sta guardando e riguardando da mezz'ora ed è estasiata. Si è fatta pure lo screenshot e lo sta inviando anche a tutte le amiche. Ma se lo tatuerà anche sul gluteo destro? Se il destinatario con tripla spunta blu è uomo, significa che si è andato a chiudere in bagno e ha bisogno di alcuni minuti. Rispettiamo la sua privacy. La quadrupla spunta grigia, se è donna, sappi che in caso di questa comparsa di spunta, la destinataria ti ha appena cancellato dalla rubrica contatti, bannato dai social e bloccato pure l'ufficio anagrafe. Se invece è uomo, vuol dire che è iniziato il secondo tempo di Frosinone e Ternana e poi sono finite le birre. E quindi non rompere e lascia un vocale, tanto non lo sentirà mai. La quadrupla spunta blu, se la destinataria è donna, significa che si è andata a depilare. È primavera. E se il destinatario è un uomo, vuol dire che sta correndo festante in giro per casa facendo l'elicottero. E sappiate che non consiste nell'eliminazione del rumore delle pale con la bocca. Infine, le ultime due novità che riguardano WhatsApp, la spunta oro. La destinataria donna è andata a scegliere le bomboniere e il destinatario uomo è andato a confessarsi da Don Gaetano.
la spunta nera, infine. In caso di spunta nera, sappi che il destinatario o la destinataria hanno appena soldato un cecchino texano. E che si è appena posizionato sul terrazzo lì, di fronte a casa tua. Ecco, lo vedi quel puntino rosso sulla tua manica? Non è il sugo. Attenzione. Bene, grazie per l'ascolto e ci vediamo al prossimo approfondimento di Scienza e Tecnologia. Buona serata a tutti. Lei nasce a Pescara il 6 febbraio 1978. Il successo arriva subito, diventa famosa in città e in tutta la regione, ma non solo. Arrivano i Pooh in quegli anni a Pescara e vengono ospitati proprio da lei in Viale Bovio 413 a Pescara. Lei porta lo stesso nome di un loro album. La sua voce è ascoltata ovunque, la sua musica riesce a sintonizzare tutti sulla stessa frequenza. Nel tempo impara a fare meno bla 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 e più musica. Segni particolari. Una compagna perfetta per tutti. A interno 8, Luciano Marrone. Eccolo. Grazie. Qui. Una cosa bellissima. Non me l'aspettavo. Ti è piaciuta questa presentazione? Bellissima. Bella questa chiave, no, di lettura. Bene, come se si parlasse di una donna, ma un po' questa radio che hai messo su dal tuo estro è un po' una donna da folle. Per te lo è, per il tuo primo amore, il tuo grande amore. Guai chi mi tocca la radio, eh? La radio. Stiamo parlando della storia della radio non a caso. Oggi siamo qui tutti riuniti ad ascoltarti, Luciano, cosa che non è ancora mai capitata fino alla sappilo, Non è capitato, così come non è capitato, e ora ti lascio la parola, non è mai capitato che io fossi qui senza la cartellina. Ma questo cosa indica? Indica che oggi mi pongo in ascolto. Io voglio sapere come nasce la storia della nostra radio. Io potrei raccontarvi la storia in qualche giorno di tempo. Non ne abbiamo, però so che la sintesi... So che in pochi minuti ve lo devo raccontare. Si può raggiungere. Mi avete invitato apposta e vi ringrazio. Grazie. Saluto tutti gli ascoltatori che ci stanno guardando su Rete 8. E, praticamente io ho fatto sempre delle scelte folli nella vita. Poi c'è la scelta vincente, la scelta perdente e la mia scelta. Però sulla mia scelta ho avuto la fortuna di incontrare Gabriella, mia moglie, a cui mi rivolgo sempre per dire: ho avuto quest'idea, tiro folle, che la tu parte dici? Razionale di te. Brava. E quindi a me mi ha sempre sponsorizzato, mi ha dato sempre fiducia. E quindi siamo riusciti a fare delle cose particolari che nessuno ha fatto, perché io 45 anni di radio me lo chiedo anch'io, ma come ho fatto? E allora forse un po' intuito mio, un po' l'aiuto dei collaboratori bravi che ho avuto durante il cammino di questa avventura da editore radiofonico, mi ritrovo qua ad avere la prima radio di Pescara e la più ascoltata, se vogliamo, lo devo dire, perché siamo sempre stati la più ascoltata. Dicevo 45 prima... anni sono passati, Luciano, sì. 45 anni che se tu dovessi ripercorrere velocemente... Lo rifarei. Quanto sangue e sudore. No, direi che, come dicevo prima, lo faccio sempre con entusiasmo queste scelte. E quindi, ma non è un campo facile. Però. Lo so che non è facile, però se ci metti entusiasmo quando scegli di fare qualcosa, alla fine tu arrivi al successo, riesci a portarla al termine. Però ci devi mettere entusiasmo e ci devi credere. Quindi la parola d'ordine è quella: se non ci credi è inutile che inizi a fare un'attività. Certo. Se però parti spaventato non esiste, 45 non lo fare. Anni fa siete partiti in tanti e poi tanta, cadevano giù come birilli, come si fa a resistere? Un po' mi è dispiaciuto non avere le 30 radio che c'erano quando io ho aperto nel 77 con le prove tecniche di trasmissione questa radio e l'ho chiamata Parsifal, proprio per questa storia che diceva Tiziana, l'album dei Pooh del 1973. Quindi che era poi la sigla di tutte le mattine della radio, no? Dell'apertura dei programmi. Io penso che dobbiamo fare questa considerazione perché la radio
è un'avventura, cioè non è un lavoro serio. Io ho avuto tante lotte da fare sia in famiglia che con gli amici, per dire ma che te lo fa fare? Ci sono 30 radio a Pescara, dove ti presenti? Io avevo 21 anni quando ho iniziato le prove tecniche. Ragazzino. Un ragazzino, vabbè, io vengo dal mondo dell'edilizia, dei cantieri e quindi alla fine, dopo 10 anni, ho deciso pure di abbandonare i cantieri per fare proprio solo l'editore radiofonico. Tant'è che poi nel 90 ho aperto anche Radio California, certo, la seconda stazione, certo, radio di Pescara, con la musica degli anni 80, quindi per accontentare anche il pubblico più quindi adulto. Hai abbandonato un lavoro certo, sì, per in quanti ti hanno detto ma sei matto? Capisci? Hai capito? Ho dovuto rispondere. Un po' matti bisogna essere, però, no? Certo, per puntare sull'incognita. Ancora oggi qualcuno dice ma fai la radio, e dopo oltre la radio fai qualche altra cosa, dice, no, ho fatto la radio, ho fatto famiglia, casa. Però hai detto non è un lavoro serio. Mi sono serio. Divertito, no, 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 non è un lavoro sicuro, volevo dire che non c'hai la garanzia, certo, perché con la crisi, con i social, col mondo che cambia, ti devi sempre adeguare e se non lo fai finisci, che non ce la fai ad andare avanti. E io mi devo inventare ogni giorno qualcosa di nuovo per rinnovarmi. Questo è il lavoro grosso da fare. Ecco, le scelte, sempre la scelta. Luciano, allora qual è stato il segreto? Dicevi 30 radio che, come diceva Paola, sono andate via come birilli. E solo uno ne resterà. Così no, dai, vediamo. Ci sono tante radio web per adesso. No, no, ma qual è stato il segreto? Secondo me, il segreto non è un segreto, cioè chi fa radio come me, venendo da Radio Sound, mi sono innamorato del microfono quando ho fatto lo speaker da studente universitario, sono andato a passare il tempo lì e da lì mi sono innamorato di questo microfono, di questa magia, di quello che poteva suscitare le emozioni che suscitavano l'ascoltatore, che non vede, la radio non la vedi, quindi diventa sempre una cosa bella, no? Perché tra immagini. Poi la radio l'ascolti sempre in macchina, ora si può ascoltare anche sui telefonini, per fortuna, certo, con le app, con gli streaming sul computer, quindi i mezzi per arrivare alla radio adesso ce ne abbiamo tanti. Però c'è anche un'altra parte, le piattaforme social musicali che ci fanno, diciamo, concorrenza, no? Certo. Quindi qualcuno magari non ascolta più la radio perché fa i bla 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 e allora va su Spotify, su YouTube, si ascolta le canzoni che vuole. Però io ho anticipato anche questo, faccio la radio senza bla bla bla, non come i network che fanno la radio dei personaggi che parlano e così. Il problema ce l'hanno loro, oggi io ce l'ho un po' di meno. Dovrei andare avanti ancora un po', penso di sì. Anche perché c'ho mio figlio che ha creduto, anche lui, Guido, a questa attività. Lui voleva andava all'università e non ci voleva andare più, mi ha detto io papà non vado all'università, voglio fare radio, e che ti faccio fare? Che facciamo? Alla fine ho capito. Ti tocca campa tutti. Ho capito che lo devo accontentare. Però è diventata un'impresa. Qualcosa lo farai, perché l'avevo capito. Che e ti ha reso pure nonno, ma di questo parliamo dopo. Vabbè, qui la discendenza continua. Lasciamelo dire, è entrato in punto di piedi, certo, e adesso c'è in mano tutto il pacchetto commerciale, direttore, certo, commerciale, c'è la Parsifal Media, che è l'agenzia che raccoglie la pubblicità per Radio Parsifal e per Radio California, per Parsifal TV e per California TV. Quindi io senza di lui posso far più niente. Posso è andare giusto che sia. Via. Senti, ma ci racconti com'è accaduto l'incontro con i Pooh? Poi tu, so che sei stato un grande frequentatore di Sanremo, perché ti scambiavano anche per uno dei componenti dei Pooh. Lui bellissimo, ancora un bell'uomo, Gabriella non me ne voglio perché siamo amiche. Però io ricordo, insomma, ci fu questa esplosione a Pescara con i Pooh e Radio Parsifal. Sì, quel periodo i Pooh venivano a fare i concerti l'estate e l'inverno. L'inverno al Teatro Massimo, l'estate alle Naiadi. E allora io, ragazzo di 20 anni, noi avevamo i Pooh a quel tempo, erano Baglioni, Battisti. Come ci si innamorava e si facevano i lenti. Come oggi hanno San Giovanni, ultimo, no? Cioè, gioventù. Cioè, si ballavano i lenti dei Pooh, no? A quell'epoca. Certo, nei club, no? Club, certo, con le lampadine colorate. Che periodo. Quanto indietro stiamo andando? Sono troppo giovane per dire questa cosa. Allora, crediamoci. Io ho cominciato a fare le interviste ai Pooh, andavo io addirittura a fare interviste dietro i camerini e mi sono ritrovato che una volta Robby Facchinetti mi disse Luciano, non ce l'hai una,
un albergo, perché io qua sono arrivato che abbiamo avuto dei problemi, devo portare mia moglie, mi ricordo, qualcuno abbiamo preso in macchina io e lui, siamo andati in giro, siamo proprio a qualche di scala, abbiamo trovato un hotel. E da lì è nata un'amicizia, pure Stefano D'Orazio, poverino, prima di morire, sì, è venuto in radio sei mesi prima di morire, cioè se andiamo su YouTube a vederlo c'è l'intervista di Stefano. Ma eri un fan tu quindi dei primi? Beh certo, io avevo la cassetta stereo 8 nella macchina di ma mio padre. Ma indossarono anche la maglietta quando portavo la mia fidanzata in macchina, cioè Gabriella, io ascoltai Pooh. Qual è la vostra canzone? Qual è la vostra canzone? Con la canzone di Pooh. Dai, diccelo, mi dicono sempre... I Pooh, tanta voglia di lei, mi rappresentano con quella canzone là. Però a mia moglie forse gli piace più un pezzo degli America e degli Eagles di quel tempo. Senti, indossarono anche la maglietta di Radio Parsi. Sì, al concerto delle Naiadi, sì, io gli feci mettere la maglietta con Parsi e loro mi hanno fatto questo omaggio. Poi ogni volta che passavano qua a Pescara ci ascoltavano. Un giorno gli ho detto all'intervista di negli ultimi anni, ma secondo voi chi dura di più, i Pooh o Parsifal? Dura sicuramente più Parsifal. Infatti, dopo 3-4 anni si sono sciolti. Vabbè, dopo 50 anni di carriera però, sono tanti. Però per comprendere, voglio dire, la mole di questa esperienza radiofonica, la storia della radio di Pescara, a me impressiona sempre un fatto in particolare. Allora, io quegli anni, poi magari ne parleremo, pomeriggio, insomma ero un adolescente, mettevo su Radio Parsifal per ascoltare il programma storico La fine del mondo, che certo, qualcosa ne sa anche Tiziana. A distanza di 45 anni mia figlia sale in macchina, la prima cosa che fa mette su Radio Parsifal. Brava. Ecco, pensare a questa... Come cresce bene lì. Gli fai sentire San Giovanni. Un gadget. Però per capire, io all'epoca avevo, anzi qualche anno in meno di mia figlia, a distanza di 45 anni mia figlia sente Radio Parsifal. È un, voglio dire, abbraccia un arco generazionale impressionante tutto questo. Grazie per questa domanda che mi hai fatto, perché me l'aspettavo, che lo dovevo dire, non sapevo come dirvelo. Allora, un po' il successo della radio è dovuto al fatto di avere un format. Il nostro format nasce in America, quindi io con i miei collaboratori abbiamo scoperto che in America la radio funzionava in un certo modo. Allora siamo partiti con questo format, poi sono andato in America, ho preso l'aereo una ventina di volte ogni anno, sono andato là e andavo a trovare le radio e ho capito di questo format. Io ho scelto il format Top 40, e, per esempio California c'è un format Adult Contemporary, cioè capito? È con la musica vintage. Quindi, allora, cioè il target intendi praticamente, quando parli di format intendi il target. Col format ci sta la musica che devi fare per un target di persone. Certo, certo. E questo secondo me vale anche per tante altre attività. Cioè tu non puoi fare un ristorante carne, pesce e pizza. Bisogna cioè, devi fare o un ristorante di carne o di pesce. Io l'ho visto così perché l'ho imparato dal marketing americano, che con tanti direttori di radio ho parlato, mi hanno detto tu devi usare una cosa sola e basta, fregatene se ti dice qualcuno ma sta radio però non mette le canzoni che piacciono a me, vabbè mi dispiace. Certo, non si possono accontentare non tutti. Non puoi accontentare tutti. Ma mi togli una curiosità, Luciano, tu prima raccontavi che quando eri ragazzino, 21 anni, e ti sei buttato in questa avventura, venivi dall'esperienza di speaker di Radio Sound. Ora io ti chiedo, ma poi la tentazione di fare lo speaker così ha lasciato posto all'editore? Altra domanda a cui devo rispondere. Bene, l'ho fatto. Avevo fatto un programma Lettere a Luciano. Il sabato pomeriggio, dopo aver fatto tutta la settimana stare presso i DJ, gli speaker, no? A comprare i dischi, attento al ponte radio, cioè l'amministrazione, e ho detto per rilassarmi, il sabato pomeriggio un'oretta Lettere a Luciano. E allora arrivavano le lettere. Non è come un mo' che ci sono i social. Sì, che lettere adesso arrivavano, Luciano. Arrivano le lettere proprio. Non d'amore, no, se non d'amore. Di Vincenzo, Marco Papa, che gli arrivavano i sacchi. Sì, di, ne ho ancora, che ci conservate. Pure tu, dove erano unte, no? A me no, a me mi scrivevano. E allora mi chiedevano i consigli, come doveva fare, perché magari... Scusa Luciano, allora mi dedichi questa canzone alla mia ragazza, però mi ha lasciato, dammi un consiglio che devo fare. Cioè mi sono ritrovato a fare consulente del cuore. E tra l'altro mi scrivevano molti
dell'istituto penitenziario di Pescara, che stavano lì, ascoltavano la radio e mi scrivevano le lettere. E facevano tenerezza, il veramente. Potere, il potere della radio è proprio questo, proprio, no? Arrivare nelle penetrante, case, mi fa pensare un po' alla canzone di Finardi. Entra nelle case e ti parla direttamente. Sei una radio libera. Una radio libera, è libera, veramente. Certo, bello. Sono felice di avere un lavoro bello che mi piace. Senti, ma poi lo speaker, sì, ci stai girando intorno. Sì, lo speaker, ho fatto quello. No, no, ma dopo no, le no. lettere hai detto, sai che c'è? No, no, dopo non, ti faccio non un avevo esempio, più tempo. Veramente non ho avuto più tempo. Mi viene per in farlo. Mente Radio Italia con l'editore Volante che si mette lì fa la classifica. Ah, non ti tenta nulla, neanche quello te. Niente. Ma se mi dici così lo faccio. Allora presso ci la classifica pensando, vabbè. Marrone, vabbè. No, sarebbe ma bello perché magari c'è la storia della musica che conosco. Beh, potrebbe, la no? gente mi crede se faccio la classifica. Perché la tua playlist. Perché la no? playlist di Luciano. Ma i famosi programmi di dediche che insomma. Sì. Il microfono è vostro. È ma quante volte tu hai chiamato Radio Classica per dedicare? Assolutamente sì. Potevi non dirlo. No, lo dico tranquillamente. Ne vado fiero. Sono contento perché le mamme che ascoltavano Radio Parsi che facevano le dediche, dopo sono arrivate pure le figlie che facevano le dediche, come dicevi tu, tua figlia. Manca un che po' ascolta. Però quella radio, non sì. Radio guarda dediche. Che su Radio California si può fare le dediche, mm-hmm. Se tu accendi il canale 171 col tasto rosso vedi anche l'interattività della TV e col telefonino puoi scrivere la dedica. Da Luca per Tiziana con tanto charm. Sì, sì. Siamo tutto già organizzati a queste dediche che mi mancano pure a me un po', perché con quello siamo non partiti. Sì. La po radio sì. di una volta aveva un altro sapore, adesso tutto computerizzato. Esatto, server. Questo ti volevo chiedere che cosa è cambiato. Prima c'era il prima piatto, mi ricordo, esatto, il piatto. Esatto. Tutto è cambiato. Tutto. E sono tanti anni che non... mi ritrovo in una radio, quindi io me la ricordo appunto con questi piatti e quindi si stava lì a cambiare il tecnico che passava. Adesso primi Luppitto, è tutto cambiato. Abbiamo le regie automatiche, capito, che fanno notiziari, sì, pubblicità, certo. Playlist che prepariamo per dare sempre il format per... Oggi non sono sbagliare. I programmatori, no? Questa bravo. Figura che prima non c'era. Senti, ma ci racconti un po'? Come nasce, no? Parlavamo della fine del mondo, perché voglio dire, a Radio Parsifal sono nate... Ma è stata cioè, una è palestra. È nata la storia artistica. È stata una grande palestra. Tante voci famose da me, è vero. Ma ce ne sono due Pedicini, in particolare. Pedicini, che il doppiatore, certo, ha fatto Umberto il programma Pedicini. Da me. Sì. Non so, Linda Critelli e Patrizio Carraro, che lavorano in Rai mm-hmm. adesso, mm-hmm. Radio Rai, credo, mm-hmm. Isoradio, credo. Vabbè, io volevo arrivare, ci devo arrivare dritta. Ci racconti Marco e Vincenzo? Com'è nata questa cosa? Com'è nata? Allora, Vincenzo viene da me, mi fa Luciano, devo fare un programma, ho un'idea, alla fine del mondo si chiamerà. Bellissimo, mi piace, già mi piace. Però mi serve una spalla. Vabbè, allora ho chiesto a Massimo Icardi, che Pierluigi Pasetti, amico mio che lo saluto, e mi disse ok, iniziarono a fare la fine del mondo, però Vincenzo mi viene da me dopo una settimana e mi dice Luciano, ma io devo fare... Magari se mi ascolto ti dispiace pure a Gigi. Mi è simpaticissimo. Però Vincenzo disse... Sono passati tanti anni. Siccome io devo fare le battute... Andati in prescrizione ormai. Quindi devo essere io il protagonista. Lui si mette un po' troppo in vista. Allora mi serve uno che fa la spalla. Vabbè, non creava equilibrio. Non creava equilibrio. Non creava bravo, equilibrio, un po' di diplomazia. Bravo. Sì, Allora io faccio, dico perché non proviamo con Marco Papa? Marco Papa era lì con me a fare il venditore pubblicitario, iniziò così perché per hobby, però c'è da dire pure questa storia di Marco, allora ti voglio dire. Mi si presentò a settembre. Si presentò a settembre, dopo che aveva chiuso la sua attività balneare. Sì, si chiamava Stelvio Beach. E a settembre venne là con jeans strappati, camicia strappata. Ma che ti faccio fare? Io faccio vestito così. Vestito così. Ah, posso andare a vendere la pubblicità? Vabbè, però se ti presenti al cliente così non credo che ti danno fiducia. Barba incolta, cioè, tipo Marco un po' così sì, c'è. Sì,
e lo saluto pure a lui. Ciao, grandissimo Marco. È un grande artista, pure lui è diventato. Perché tu eri stato in America e sapevi come bisognava andare anche a proporsi, sì, no? Anche questo, brava. E quindi il giorno dopo si presenta Marco, giacca e cravatta, col vestito. Emozione. Veramente, lui quindi allora ci credeva. Lo fai davvero. E l'ha fatto, ha cominciato a fare. Lui, io andavo per i cantieri, all'inizio mi veniva a trovare al cantiere e mi diceva: Luciano, ho realizzato un contratto. Mi chiamava, sono sul cornicione. Lo ricordo, quel giorno mi venne a dire quando era contento di aver realizzato questo contratto. E tu però hai colto la sua vena comica. Ecco, brava. E quindi gli ho detto a Vincenzo, perché non provi con Marco? Perché Marco era entrato subito nelle mie simpatie, no? Per questo modo di fare, certo. Entusiasmo a 3.000. Allora disse, vabbè, mo ci provo, va. Ma tu dici, vabbè, mo ci provo. Ci ha provato, è nata la coppia Vincenzo e Marco. Capito, che poi ha trovato l'apoteosi con la nostra Tiziana. Poi con Tiziana hanno fatto la concorrenza con Radio Mela. Io Radio Mela non c'ero ancora. Radio Onda Bahia, che era la radio di Marco. Poi con Radio Onda Bahia. Vabbè, diciamolo. Te lo sei segnato, Luciano? No, dai. Siamo rimasti sempre in buoni rapporti, sempre amici. Tant'è che poi si sono divisi loro. E tu hai goduto. E quando ho fatto quando ho fatto la festa di Parsifal al Megà nel 2008, l'hai riuniti 30 anni, bravo. Ho fatto il tema principale grande. Era riunire Vincenzo e Marco e ci sono riuscito. Bravo, senti, nonno Luciano. Adesso lo commuoviamo. Nonno Luciano, innamoratissimo di questa bellezza, di questa meraviglia, che voglio dire, chi segue sui social tuo figlio sa quanta emozione vi sta dando, vi ha dato. E che deve fare da grande sto nipotino? Guarda, secondo me verranno da me. Ne hai sentore. Verranno da me. Sì, sì, i miei consuoceri cercano di... Una sorta di famiglia reale. Sì. Però devono sapere tutti che secondo me verranno da me, perché Guido prenderà il mio posto e loro saranno insieme a mio figlio, i miei nipotini, quelli che porteranno avanti questa radio che secondo me durerà nel tempo, ma adesso ci metto pure io a credere, perché non posso far finta più di nulla. Ormai è una famiglia di belli e di bravi, famiglia Marrone. Allora, dovete abbiamo sapere entusiasmo. Che Luciano ha sposato la donna più bella di Santa Fe, la bionda più bella di Santa Fe. Guarda. No, è ringalluzzito. Spieghiamo Santa Fe, Santa Filomena. Santa Filomena, sì. Mia moglie è quella che infatti mi dà i consigli, perché lei indovina tutto. Devo dire che è brava, brava, bella e brava. Adesso fa pure il compleanno. Facciamo degli auguri. Facciamo gli auguri a mia moglie, perché se li merita tutto. Certo. Non si fa una grande squadra. In anticipo, però, insomma, noi siamo... Per quando esce il programma, magari. Poi se andiamo su YouTube, questo si può rivedere. Te lo puoi rivendere, ogni anno te lo puoi rivendere, questi auguri. Bello. Vabbè, insomma, lunga vita a Radio Parsifal. Grazie. Ti stiamo per lasciare un'ultima domanda. Luciano, tra 10 anni, guardiamo un attimo avanti, guardiamo il futuro. Radio Parsifal, sempre Radio Parsifal, senza bla bla bla, quello sempre. Con la voce, tra l'altro, scusami, di un grande Carlo Orsini, giusto? No, lui è Norman, la voce di Parsifal, dici tu. Sì. È un attore di Roma, Norman. Ah, ok. Sì. Vabbè, detto questo... È una voce che ce l'ho solo io, non ci stai in giro. È una voce da cinema, non da televisione. Dimmi, allora, tra dieci anni, dove la vedi Radio Parsifal? Dove è arrivata Radio Parsifal? Perché adesso è sbarcata in televisione. Sì, e quindi c'è stato già questo upgrade, se lo vogliamo definire. Però così. La radio per me rimane sempre il motivo trainante della mia vita e rimarrà sempre Parsifal, perché con Parsifal noi fatturiamo, con Parsifal abbiamo gli ascoltatori. La TV è un optional, come lo è internet, perché come lo è anche tutti i social, dove tutte le piattaforme dove stiamo, Spotify, YouTube, tutte. La radio non finisce mai, perché è troppo importante, pure adesso in questo periodo di pandemia la radio è servita pure a tante persone che si doveva informare di cosa fare, se si poteva uscire, se non ci si poteva uscire. La radio ti informa sempre, no? È immediata, la televisione poi te la fa vedere.
E il giornale poi ne parla. È proprio innamorato della radio, basta, ma basta, radio, non c'è storia, non c'è concorrenza. Al numero uno. Come mezzo di comunicazione numero uno. Sempre, comunque. Sì. Grazie. Grazie Luciano per esserti raccontato. Un saluto, se mi consente, al grande Luca Teseo, grandissimo amico mio. E perché Anita non ci mette sì, allora dentro, ringrazio tutti, vi faccio tutti i nomi, grazie a loro, Anita, la voce femminile di Radio Parsifal, Luca, la voce maschile di Radio Parsifal, poi Alberto Trisi, ringraziamo anche Anita, cioè Marina, Sabrina, Gabriella, tutti quanti, dai, tutti quanti, la lista è lunghissima. Grazie Radio Parsifal e finiamo tutto. Grazie Luciano, grazie, davvero. Adesso noi ci ricomponiamo e veniamo a salutare. Ed eccoci qua, come per magia sono scomparse le sedie e anche l'ospite. Io sarei andata avanti. Come godo parlare di radio. Ma io veramente Bussi chiamavo per fare le dediche. Paola, tu ci scherzi. Ma perché insisti nel svelare questa ma cosa? Io avevo 12-13 anni. Ma vabbè, eri piccolino. Tutti gli album di Baglioni. Ma che ne facevate le dediche? Personcino, amori, no? Poi quando dovevi dedicare, non c'erano, c'erano i messaggi, no, su WhatsApp, allora si comunicava attraverso la canzone. Ma pensa come siamo cresciuti. Male, bravo. Però insomma è bellissimo entrare nella storia della nostra regione, del nostro territorio, attraverso le grandi storie di uomini anche un po', come dire, visionari e meravigliosamente folli. E queste le storie che abbiamo raccontato oggi, in realtà senza volerlo, due abruzzesi doc che ce l'hanno fatta. Stefano Chiantini, aspettiamo il suo film con Emma Marrone per andare ad applaudirlo al cinema, Luciano Marrone, e abbiamo portato a casa un altro bagaglio di conoscenza. E soprattutto abbiamo portato a casa un'altra puntata di un giorno. Ma poi si può essere più materialisti di così? Senti, ma martedì come ti vesti tu, dai? Così. Sono perfetto. Ma quanto ci amiamo, Com'è che hai detto a Lambertini? Ci vogliamo tanto bene. Tanto bene. Come vogliamo bene al nostro Lino Lallone in regia, il nostro Galvano Coppa, Andrea Di Fabio, Luca Pompei, Tiziana Di Tonno, Paola De Simone. Siamo tutti qui per voi e ci saremo anche venerdì prossimo. Mi raccomando, il tempo di una settimana. Rimettete ore 21 su Rete 8. Baci, buon weekend!